Amici e amici di Rossini TV, oggi siamo a Tavuglia per trascorrere una serata piena di attività. Vedremo il cielo sopra Tavuglia come forse i nostri telespettatori non avranno mai visto, ma a completamento c'è anche una bella passeggiata, c'è una visita da fare ai luoghi principali del comune di Tavuglia e poi alla fine ci sarà anche un concerto e naturalmente anche una possibilità di degustare e mangiare qualcosa. Insomma, una serata bellissima che il comune di Tavuglia ha organizzato in questa giornata che precede in effetti in realtà il giorno, o meglio la notte, di San Lorenzo, che tra parentesi è anche il patrono di Tavuglia, ma che è stata scelta appositamente proprio per non sovrapporsi alle tante altre iniziative dedicate alle stelle. Insomma, tutti qua, tutti col naso in su, tutti per vedere il cielo sopra Tavuglia. Aspettando l'arrivo dei partecipanti, abbiamo catturato l'assessore Patrizio Federici in tenuta sportiva, pronto. Assessore, questa manifestazione col suo assessorato cos'ha a che fare? Ci cade proprio a fagiolo, diciamo. Io mi curo, diciamo, l'aspetto culturale, turistico e sportivo del comune di Tavuglia. Questa manifestazione, diciamo, prende tutte e tre queste situazioni, per cui lo sport con la camminata, la cultura con la visita del castello, della neviera, del cassero. Dopodiché si parte per le campagne, diciamo, di Tavuglia, e a questo possiamo legare anche la musica, perché poi all'arrivo ci sarà un bel concerto, una cover di Vasco Rossi con la band di Dino Moroni. E non è un caso se questa iniziativa viene fatta il giorno prima della notte di San Lorenzo, perché lungo la strada ci sarà anche da guardare le stelle col gruppo Astrofili. Tra l'altro oggi è andata anche bene, perché in un primo momento sembrava che le nuvole volessero guastare la festa, invece adesso è tutto bello pulito, per cui si preannuncia una bella osservazione del cielo. Sì, abbiamo dovuto, diciamo, in parte anche anticipare di un giorno la serata, perché sennò la serata classica sarebbe quella di San Lorenzo, patrono di Tavuglia, quindi domani sarà anche la festa, ma visto che ci verrà a trovare il nuovo vescovo, abbiamo anticipato di un giorno la festa. Sì, all'arrivo ci potranno vedere anche le stelle, grazie al gruppo Copernico di Saludicio, il quale metterà a disposizione di tutti i partecipanti degli obiettivi per poter ammirare le bellezze del cielo. Insomma, un programma completo, adesso non resta altro che aspettare l'arrivo del pubblico. Sì, adesso arriva il pubblico, dovrebbe arrivare abbondante, diciamo così, come la pioggia che aspettiamo da tanto tempo, e quindi è solo questione di tempo. Poi si partirà, il primo gruppo che farà il percorso più lungo partirà alle 8, mentre il secondo gruppo che farà il percorso più corto partirà alle 8:30. Col vice sindaco Laura Macchini. Laura, c'è tutta la giunta? Sì, siamo prontissimi, tutti vestiti in maniera sportiva e non vediamo l'ora di partire, guarda, perché io lo dico sempre, dopo questi anni in cui non abbiamo fatto niente abbiamo bisogno di camminare, di stare insieme, quindi non vediamo l'ora. Qui ci diceva l'assessore Patrizio Federici che c'è stato messo dentro proprio tutto, no? C'è la passeggiata, c'è la visita comunque culturale agli spazi del comune, che alcuni sono anche poco visitati, poco conosciuti, no? La torre mi sembra che non sia frequentissimo che uno possa andare, arrivarci e vedere. Poi questa bella passeggiata, il cielo da vedere, si mangia anche, il gruppo che suona, insomma andiamo a fare la scoperta di una seratona. Allora, il nostro assessore è molto furbo, perché lui e il suo assessorato verte appunto su turismo, cultura e sport. Stasera li ha presi tutti e tre insieme, facendo questo putpourri molto interessante, no? Per cui cammineremo, vediamo questi posti molto belli. Io ho avuto il piacere di salire sulla torre e non c'ero mai stata, c'è un panorama veramente invidiabile a chiunque, bellissimo. Purtroppo è quasi sempre chiuso, ma poterci andare è veramente un dono molto grande, anche perché si fanno delle foto meravigliose, vedi tutta la riviera praticamente, quindi è molto bello. La neviera lo stesso, un posto dove portiamo sempre i bambini delle elementari, perché è giusto che sappiano, no? che Tavuglia è anche storia, non è solo moto, non è solo calcio, non è solo sport, ma anche tanta cultura.
sindaco Francesca Paolucci in tenuta perfetta, con la maglia, col logo speciale di Tavuglia che abbiamo già lodato in tempi passati quando appunto era stato presentato, e devo dire che era bello allora e resta veramente bello e significativo. E niente, parliamo un po' di questa giornata nella quale Tavuglia si mette in mostra per quanto riguarda il suo centro e i suoi luoghi di eccellenza dal punto di vista culturale, si mette in mostra per i suoi spazi, la sua campagna, si mette in mostra per il suo cielo questa sera, e insomma si mette in mostra un po' per tutto, parliamone. Beh, hai detto quasi tutto, devo dire che bisogna pagarti la consulenza. Allora, penso che abbia già detto tanto l'assessore Federici, perché è colui che organizza sempre eventi mixando sempre una parte storico-culturale che ci riguarda con il divertimento e anche il benessere, se vogliamo, perché oggi da qui partiamo, facciamo chi vuole visita i luoghi che sono all'interno delle nostre mura del castello, del borgo, che sono posti che devo dire in pochi conoscono, e quindi li dobbiamo valorizzare, li dobbiamo mostrare, e quindi oggi sono aperti e possiamo andarli a visitare. Dopodiché partiremo, oggi devo dire che il tempo è clemente, il clima è un pochino più fresco rispetto ai giorni scorsi e alle settimane scorse, quindi il cielo è bellissimo, il panorama è meraviglioso, e questi sono dei vantaggi che Tavuglia ha. E li dobbiamo rendere partecipi tutti quanti di quello che abbiamo. Da qui partiremo, facciamo una bella camminata, arriviamo in un altro posto che ha una storia, che anzi è diciamo fondante nella storia di Tavuglia, che è Monte Peloso, dove c'è ancora la chiesetta che noi definiamo la Madonna del Monte, e in questo luogo che è raffigurato anche nello stemma del comune con i tre colli, uno dei tre è proprio Monte Peloso. Quindi c'è una grande storia che riguarda il nostro comune in questo luogo. E da lì insomma la serata poi volgerà verso l'intrattenimento e il divertimento. Chiaramente si mangia, perché dopo la cultura, la storia, il benessere e il panorama ci vuole anche la pancia piena. Quindi dopo si starà in allegria, insomma, per fare in modo che la gente sempre di più ricominci e continui a socializzare, perché socializzare forse è uno di quei temi che ci sono mancati senza forse in questi anni, quindi anni sono tanto tempo, e oggi li dobbiamo riproporre sempre di più. Quindi tutte queste cose messe insieme sono Tavuglia. Io ero uno tra quelli che aveva sottovalutato l'idea della torre, e invece adesso pensandoci, perché sai, siamo abituati col drone a vedere le cose dall'alto, ma un conto è il drone, prima di tutto non ce l'hanno tutti, e poi un conto è il drone, un conto è arrampicarsi, quanti scalini sono? Parecchi, vero? Allora, sono parecchi scalini, li andremo a contare, perché vi promettiamo che fra un po', con Cristian che è qui davanti, e saliremo con la nostra telecamera e andremo insieme a vedere dalla torre questo panorama stupendo. Grazie mille Paolo, grazie a tutti, e spero che poi la gente verrà a vedere la torre. Siamo con Gianmario Baldassarri, del direttivo dell'Osservatorio Copernico di Saludecio, e siamo qua al punto d'arrivo della camminata che è partita poco fa da Tavuglia, perché da qua questa sera osserveremo le stelle. Raccontaci qualcosa. Allora, qui siamo questa sera insieme con alcuni amici dell'osservatorio, abbiamo portato con noi un telescopio proprio per l'occasione, un telescopio portatile, più piccolo di quelli che abbiamo in osservatorio, però diciamo che è sufficiente per poter guardare alcune cose nel cielo. Questa sera
abbiamo la luna che è molto evidente, quando c'è la luna così che sta diventando piena, diciamo illumina il cielo quasi a giorno, quindi sicuramente sarà lei la protagonista della serata. Però in questo periodo si vedono bene anche alcuni pianeti, si vede Saturno, si vede Giove, quindi sicuramente daremo un'occhiata anche a quelli. Nel cielo profondo ci sono diversi oggetti belli da vedere durante l'estate, ci sono degli ammassi globulari, ci sono delle nebulose, stelle doppie, quindi diciamo che c'è da divertirsi, questa sera vedremo alcune di queste cose. Poi chiaramente anche il periodo è quello delle stelle cadenti, che chiamiamo così, che non sono altro che diciamo la coda di una cometa che si chiama Swift-Tuttle. Una volta all'anno, durante il suo percorso intorno al Sole, la Terra incrocia la coda di questa cometa che è già passata, e nella coda di questa cometa c'è polvere, ci sono piccoli sassi che entrando in atmosfera creano queste scie che noi chiamiamo stelle cadenti. Quindi ecco, il periodo è sicuramente ricco per vedere il cielo in tutta la sua bellezza, ecco. Allora spegniamo anche il nostro faretto, perché così eliminiamo ogni fonte di inquinamento, di disturbo luminoso, perché dobbiamo vedere al meglio il cielo sopra Tavuglia. Assolutamente, assolutamente sì. Grazie, grazie. Buonasera. Siamo con Dino Moroni, una delle figure più rilevanti per quanto riguarda la musica di Vasco Rossi. Allora, raccontaci un po' questa tua attitudine, raccontaci un po' il concerto di questa sera, le tue attività, insomma, i telespettatori di Rossini TV vogliono sapere tutto. Prima di tutto voglio ringraziare il Comune di Tavuglia che mi hanno dato la possibilità, tra l'altro è un posto magnifico questo, perché c'è la magia di Valentino, no? E quindi ci tenevo tantissimo. E poi come è iniziata la storia di, casualmente, la storia di Vasco. Io non ero un fan di Vasco e cantavo i Nomadi, però quando ero sul palco c'erano i ragazzi sotto che dicevano devi cantare Vasco, perché sentivano che c'era sta voce che era molto somigliante, e anche forse no, fisicamente, no? E così una sera eravamo in Abruzzo, avevo una band di ragazzi di Sulmona, e sinceramente uno di loro mi aveva fatto uno sgarbo, siccome loro cantavano al Bacchiaro tutte le sere, no? Cantavano, e quando loro cantavano io mi tiravo in disparte, e allora gli ho voluto dimostrare che così, no? È stata un po' una ripicca. E ho cantato a Vasco per ripicca, e poi dopo non ho avuto più pace. Stasera allora una scaletta intera di un vero e proprio concerto di Vasco. Beh, fare una scaletta di Vasco è... cioè no, non sai mai dove cominciare, perché c'ha 200 pezzi, sono tutti forti, e quindi non è che c'è... è difficile sempre fare una scelta, però bisogna farla, e comunque cercheremo. Io ne faccio molte di quelle vecchie. Beh, sono le più conosciute e le più apprezzate. Allora aspettiamo che arrivino quelli che hanno fatto la passeggiata, quella lunga, quella da 8 km, una bella faticata, e poi gli ridiamo energia con la musica di Vasco. Sì, ma sono lenti questi qui, quando vengono su li aspettano tutti. Come vedete alle mie spalle, il concerto è ancora in pieno svolgimento, il telescopio degli astrofili è circondato di persone e si guardano le stelle, la serata sta riuscendo, è riuscita e sta riuscendo benissimo, insomma vi abbiamo fatto scoprire un bel pomeriggio, anzi una bella sera qua a Tavuglia con tante attività, soprattutto con gli occhi rivolti all'alto, al cielo, alle stelle e ai desideri. Restate sempre con Rossini TV e col nostro canale 80.